È arrivata la notte degli Oscar taggata Lambrusco, una vera e propria gara competitiva sulla produzione, soprattutto sulla qualità del vino emiliano romagnolo, che ha visto ben 103 campioni su 248 campioni di vino presentati da ben pensate 59 aziende vitivinicole del territorio. Il Lambrusco direi che negli ultimi 20-15 anni è cresciuto tanto in termini qualitativi, questo grazie all'impegno di tutte le cantine, i viticoltori, e quindi d'altra parte la risposta in termini di vendite che continua a crescere a livello di esportazioni è qua a testimoniarlo. Abbiamo creato un po' l'Oscar del Lambrusco, c'è stata un'ottima risposta da parte di tutti i produttori. Modena, Parma, Mantova e Reggio Emilia sono queste le città della regione che si sono contese il primato del Lambrusco, diventato ormai da anni un egregio ambasciatore dell'Emilia-Romagna nel mondo, assieme alla Piadina, al Parmigiano Reggiano e a tutti gli altri protagonisti della Food Valley esportati dalla Cina al Canada. Il fatto che prodotti come anche il Lambrusco siano così conosciuti nel mondo, questo è il vino più venduto nel mondo italiano, è credo motivo di grande orgoglio e eccellenze che possiamo annoverare tra i motivi per cui questa terra è da 4 anni la prima per crescita come regione, siamo diventati addirittura primi per export per quota pro capite e pochi giorni fa addirittura abbiamo superato il Trentino Alto Adige per tasso di occupazione, che poi è la vera cosa che a noi interessa, perché noi vogliamo tornare il prima possibile alla piena occupazione.